Hola. Ci sarà un po' casco per venire qua. Mamma mia. Vabbè, dai, mi cambio che con sto tempo dobbiamo andare, dai. Sì, col canotto andiamo. No, ma veramente. A nuoto con sta pioggia. Ma che pioggia? Ma fuori c'è. Con sto tempo mettete il cuore in pace. Oggi siamo gorilla in salotto. Ah, Davide! Oh! Di bello sta sotto. Ok. I cataloghi ce l'hai sempre, Sì! Ciao ragazzi, come abbiamo appena visto, l'utilizzo di dispositivi di sicurezza nella quotidianità non è previsto. Ma noi, essendo motociclisti, abbiamo il dovere di scegliere con cura l'utilizzo del casco. Abbiamo varie categorie di casco, in ordine non di importanza ma di scelta. Abbiamo casco modulare, più indicato per un utilizzo turistico. Si apre questo? Sì. Vediamo. Ah, bello. Casco jet, più utile per un utilizzo cittadino o da tutti i giorni. E casco integrale, appunto. Casco integrale, esistono varie categorie di casco integrale. Casco di utilizzo da tutti i giorni, che può essere un policarbonato, casco sport touring, in questo caso Shark, visiera classica più visierino solare interno sfoderabile e in full carbonio, casco racing dove il campo visivo è ridotto perché appunto non ha un utilizzo turistico, ha un utilizzo più sportivo tipo pista, e compattezza del prodotto. Dai ragazzacci, non ci serve un casco, venite qua. Oggi abbiamo qui Mario, il nostro modello, che ci aiuterà nella scelta taglia, ed è stato scelto non per popolarità ma per ordine crescente in base alle ricerche. Era il più economico. Allora, prego, prima cosa apriamo la visiera. Cinturino aperto. Prego. Allarghiamo bene i cinturini. La misura viene scelta in base alla circonferenza crania. Ok. Mario, come noi sappiamo, ha una taglia S che corrisponde circa a un 56 cm. Io ho una 56. Ok. Vado? Vai. Prendi dai cinturini, allarga bene, tranquillamente. Inserisci dalla parte posteriore verso il basso. Fondamentali per la scelta taglia: altezza sul sopracciglio, circa un dito, guancia sollevata e non avere spazio sulla parte posteriore. Se la taglia è sbagliata, il casco farà un movimento eccessivo sui lati e questo non è previsto che succeda. Rivoltati. Fondamentale per la taglia: il movimento sugli lati. Muovi la testa destra e sinistra. Come vedete, il casco rimane bello saldo. Questo impedisce in caso di urto la rotazione, che non è proprio una bella cosa. Sulla guancia il casco integrale soprattutto deve tenere la guancia sollevata e andare in pressione. Piano piano la guancia tenderà a cedere. La parte dove il casco non deve mai fare male è altezza fronte, tempie o sulla nuca. Ok. Se cede su questa parte e non fa male qua e sulla parte superiore, la taglia è perfetta. Una delle differenze fondamentali dell'utilizzo di un casco tra uso stradale e uso racing, quindi pista, è il tipo di chiusura. Come possiamo vedere su questi due prodotti, questo è un AGV, replica Valentino. Il fatto che sia una replica di un pilota non vuol dire che sia un casco uso racing per forza. Come possiamo vedere, l'AGV monta una chiusura micrometrica, quindi dedita a un utilizzo da tutti i giorni, con sgancio rapido, quindi facile da rimuovere ed aprire, e regolabile all'intensità che preferiamo noi. Mentre in questo caso Shark propone una chiusura racing e quindi doppio anello. Su ogni gamma di prodotto cambia la qualità del prodotto, il tipo di materiale con cui viene composto. La chiusura WD o doppio anello.
anello. O doppio anello. Allora, abbiamo da un lato la chiusura a doppio anello. Questi sono i due anelli posti sempre a lato sinistro. Lato destro, la parte da inserire al loro interno. Il cinturino passa tramite il doppio anello su tutti e due gli anelli, viene chiuso sotto gola fino a far passare circa un dito, non di più. Si ritorna sul primo anello in questo modo e poi si va a chiudere il tutto sul bottoncino posto a lato sinistro. Vi domanderete, il nastrino rosso a cosa serve? Il nastrino rosso serve per sganciarlo. Quindi, se quando vogliamo rimuovere il cinturino e togliere il casco, apriamo il bottone, allentiamo utilizzando il nastrino rosso, apriamo completamente e rimuoviamo, e il casco è aperto. Oh, finalmente, mezz'ora che cerco di dirlo. Andiamo a cambiarci, dai, si fa sto giro. Niente, vado un attimo in magazzino a mettere a posto delle cose. Sì, sì, in magazzino. Meglio di no. Quindi in strada, protetti e... occhi bene aperti.